Stai proprio diventando grande. Sono soltanto un bambino, 4 anni ogni giorno divento più grande. Sono Caillou e mi piace esplorare, ci sono tante cose da fare. Scopro ogni giorno cose nuove, tutto mi insegnano mamma e papà. Allora, pronti per una storia? Vediamo che cosa ha fatto di bello oggi Caillou. Oh, questa mi sembra interessante. La storia di oggi si intitola Caillou, l'esploratore della giungla. Ah, mi vuoi aiutare in giardino, Caillou? Sì, mammina. Metti questo, ti proteggerà dal sole. Ciao, Sara! Perché non innaffi i fiori per me, Caillou? Io intanto poto le rose. Oh! Sta per piovere, non serve più che annaffi i fiori, caro. Caillou, guarda che cosa ho qui. Che cos'è? Questa è una lente di ingrandimento. Ma attento, è delicata. Cosa vuol dire, Sara? Vuol dire che si rompe facilmente. Ma a che cosa serve? Fa sembrare più grandi le cose piccole. Oh! Fa sembrare il tuo occhio enorme. Idea. Vuoi giocare all'esploratore della giungla con la mia lente? Che cos'è l'esploratore della giungla? Facciamo finta di esplorare la giungla e guardiamo tutto quanto con la mia lente di ingrandimento. Wow! Guarda, quello è un grosso serpente della giungla. Sara aveva ragione. Il millepiedi sembrava un grosso serpente. Wow! È grande quanto un uccello! Fitta qui, io non credo di poter andare avanti. Io sì, io non ho paura. Buona fortuna, ti aspetterò al campo. Caillou l'esploratore si addentrò coraggiosamente e senza alcuna paura nel fitto della giungla. Caillou fece finta che Gilbert fosse una grossa tigre della giungla. Gilbert, non avere paura, sono solo io. Caillou fu colto di sorpresa dal tuono e si spaventò un pochino. Cosa succede? Ho sentito un forte rumore. Forse erano i tamburi della giungla che mandavano un messaggio. I tamburi della giungla? Oh! Sì, forse erano i tamburi della giungla. O forse era soltanto un tuono. Caillou era eccitato per le cose che aveva visto attraverso quella lente d'ingrandimento e per le tante avventure che si era immaginato. Mamma, ho visto una tigre nella giungla, sai? Abbiamo anche sentito i tamburi della giungla. Quei tamburi ci stanno mandando un messaggio. Oh! Già, stanno dicendo, se non volete bagnarvi è meglio che andiate dentro. Povero Caillou, questa volta si è messo veramente nei guai. Ah, guardate qui, chissà cos'è successo. Cerchiamo di scoprirlo. La storia di oggi si intitola Caillou e la bambola. Tutto accadde un giorno quando Caillou vide la madre truccarsi per prepararsi ad uscire. A Caillou piacevano tanto quei colori. Ne era davvero affascinato. Cosa stai facendo, mamma? Mi sto truccando. E perché? Per essere più bella quando esco. Caillou pensava che la sua mamma fosse molto bella. Non giocarci, per favore. Julie
starà arrivando, caro. Perché ora non vai di sotto e l'aspetti? Mangia, Rosy! Perché non vai a giocare un po' mentre preparo Rosy per il riposino? Va bene! Ciao, ciao! Ti leggo una favola? Vedere sua madre truccarsi fece venire a Caillou un'idea. Caillou, dove sei? Caillou sapeva di aver rovinato la bambola di Rosy e aveva paura che Julie lo sgridasse. Ah, eccoti qua. Caillou, che stai facendo? Julie! Oh, Rosy si è svegliata. Caillou, hai visto la bambolina di Rosy? No. Ne sei sicuro? Lei l'aveva lasciata nel bagno. Aspetta un attimo. Quello che cos'è? Alzati in piedi un momento. Caillou! Cos'è successo alla bambola? Non si è arrabbiata con me, anche la mia mamma si arrabbierà molto. Oh, cielo. Qualcosa mi dice che sei stata molto occupata, Julie. Mammina! Su, vediamo se riusciamo a sistemare tutto. Caillou spiegò come aveva rovinato la bambola e come temeva che tutti si arrabbiassero tanto con lui. Io volevo che la bambola fosse bella come te, mamma, ma invece è diventata brutta. Visto Caillou, Rosy la trova ancora bellissima. Mi dispiace tanto, mamma. Oh, lo so che ti dispiace, tesoro. Qualcuno vuole ascoltare una storia? Vieni, siediti accanto al fuoco. È bello e caldo. Allora cominciamo. La storia di oggi si intitola Caillou e il pupazzo di neve. Ne ho mangiato uno! Sì, anch'io! Facciamo un bel pupazzo di neve! Cosa? Un pupazzo di neve? Wow! Dai, aiutami, Caillou! Caillou pensava che fosse una magnifica idea, anche se non sapeva bene come si facesse un pupazzo di neve. Sì! Tu comincia a fare la testa, io intanto faccio il corpo. Va bene! Io sono più bravo! Io sono più bravo! Ora lo faccio anch'io! Oh, non ci riuscirò mai! Io odio fare i pupazzi di neve! Ci riesci? Ora ti insegno io come si fa. Noi faremo il pupazzo di neve più grande del mondo. Che cosa? Il pupazzo di neve più grande del mondo? E anche di tutto l'universo. Questa palla di neve è già abbastanza grande. Dai, facciamone un'altra. Sì! Prima di tutto devi fare una palla di neve piccola. Vedi? A Caillou piaceva che Sara gli insegnasse come doveva fare. Oh. Una palla di neve! Ce l'hai fatta! Ehi! No, no, no. Smettila! Ma Caillou non voleva smettere. E a Sara quel gioco non piaceva neanche un po'. Va bene, se non vuoi fare il pupazzo di neve me ne vado. No, per favore rimani, io voglio fare un pupazzo di neve con te. Allora guarda, è facile.
E ora possiamo costruire il pupazzo. Dobbiamo mettere quella sopra questa. Tu sei pronto? Io credo che reggerà. Ora ci serve la testa. Prendi la tua palla di neve. Va bene. Ciao ragazzi, ho una bella sorpresa per voi. Guardate qui dentro. Una carota? Con quella possiamo fare il naso del pupazzo di neve. Wow! La busta era piena di tante magnifiche sorprese e molto presto il pupazzo di neve si ritrovò con un grosso sorriso sulla faccia. O anche qualcos'altro. Vediamo se gli entra. Guarda, Sara, è bellissimo! Ed è il pupazzo di neve più grande di tutto l'universo! Siete stati bravi. Adesso venite dentro a fare merenda. Aspettate! E quella cos'è? È una palla di neve! No, è la merenda del pupazzo di neve! Nonna, ci leggi una nuova storia di Caillou? Certo, caro. Cosa sarà successo oggi a Caillou? La storia di oggi si intitola Rosy dà fastidio a Caillou. Brum, brum. Caillou si divertiva a giocare con le sue costruzioni. Aveva deciso di costruire la torre più alta di tutto il mondo. Quella era la torre più alta che Caillou avesse mai fatto. Cattiva, non lo fare più, Rosy! Billy! Oh, hai rotto anche la mia strada! E tu gioca con i tuoi giocattoli! Forse vuole solo giocare con te, caro. Però io non voglio giocare con lei! Caillou, ora ho da fare. Non posso risolvere sempre i tuoi problemi. Mamma mia! Tu e Rosy dovete imparare a risolvere i problemi da soli. No, io non voglio! Caillou! Caillou era felice di leggere il suo libro da solo, senza Rosy a dargli fastidio. No, va via, Rosy! Esci dalla mia stanza! E non entrare più! Vattene via! Vattene, ho detto! I libri si leggono, non si rompono! Caillou, hai fatto piangere tu, Rosy? No! Caillou era contento. Ora Rosy non l'avrebbe più disturbato. Caillou stava giocando nella sua stanza tutto solo e tranquillo da molto tempo. E ora cominciava ad annoiarsi un po'. Hey! Lui voleva giocare ad un gioco, però non ci voleva giocare da solo. E così cambiò idea e andò a cercare Rosy. Rosy! Caillou si ricordò che giocare con Rosy era divertente. Oh, ma guarda, adesso stanno giocando. Ora Caillou si divertiva tanto con Rosy che non voleva che sua madre disturbasse. Adesso dove si saranno nascosti quei monelli? Eppure è l'ora della storia. Dunque, vediamo. Che avrà fatto di bello oggi Caillou? Vediamo, la storia di oggi si intitola Caillou e il nascondiglio speciale.
Tutto cominciò quando la nonna e il papà di Caillou partirono per alcuni giorni. Caillou e Rosie stavano con la loro nonna e il loro nonno. Caillou, dove sei? Sei qui dentro? Non c'è, non riesco a trovarlo. Forse si sta nascondendo. Guarda bene di nuovo. Ma chi c'è lì? Diamo un'occhiata. Strano, somiglia molto a Caillou. Nonno, nonno! Cosa ci fai lì dentro? Mi sono incastrato. Spostiamo un po' tutte queste scatole. Su, togliamo anche questo da dentro. E ora prendiamo questo piccolo monello. Grazie, nonno! Mi spieghi che cosa ci facevi lì dentro, Caillou? Io stavo cercando un nascondiglio speciale. Stavi cercando un nascondiglio speciale. Questo mi ricorda una cosa, sai? Caillou era curioso di sapere di che cosa si trattasse. Sai mantenere un segreto, Caillou? Sì, certo, nonno! Bravo! Io so dove trovare un nascondiglio speciale. È in giardino. A te va di vederlo? Ero sicuro che l'albero giusto fosse questo. Ma se non era da questa parte, allora deve essere da questa. Su, entra, dagli un'occhiata. Allora, com'è? Questo è il nascondiglio speciale più speciale di tutto il mondo, nonno. Grazie, nonnino, è fortissimo. Se vuoi, puoi tenerti la torcia. Wow, davvero posso? È ora di dormire, Caillou. Ora vengo a darti la buonanotte. Caillou! No, tu non puoi venire con me, Rosie. Quello era il nascondiglio speciale di Caillou e perciò lui non voleva che lo conoscesse nessun altro. Wow! Caillou, sei lì dentro? Sarà meglio che torni a casa. Tuo padre sta venendo qui a prenderti. Guarda, ancora non ci posso credere. Che cos'è? Wow! Che tu ci creda o no, Caillou, con quel giocattolo ci giocavo io quando ero un bambino come te, lo sai? E quando io ero un papà e non ancora un nonno. Devi averlo trovato nel mio nascondiglio speciale. Ma adesso sarà il tuo nascondiglio speciale. Sì! Vi va di ascoltare una storia, bambini? Vediamo che cosa combina oggi Caillou. Questa storia si intitola Caillou fa il giro dell'isolato. A Caillou piaceva andare veloce sulla nuova bicicletta e si divertiva tanto a suonare il clacson. Ehi! Lascialo! Quello è il mio biscotto! Mamma, lo scoiattolo mangia i miei biscotti! Mamma, cosa fai? Dormi! Ma non è ancora l'ora della nanna! Caillou non aveva mai voltato l'angolo della strada da solo, ma aveva sempre desiderato farlo. Caillou non era mai stato davanti a un innaffiatoio con i vestiti addosso. Era divertente stare fuori da solo senza nessuno che lo controllasse. Campana. Tira il sasso così. Caillou continuò a saltellare come un coniglietto fino all'angolo. Caillou decise che avrebbe fatto il giro di tutto l'isolato da solo. Non aver paura. Bella non morde mai. Ma Caillou aveva paura dei cani. Dove stai andando? Sto facendo tutto il giro dell'isolato da solo. Non l'ho mai fatto, è la prima volta. Sei un bambino coraggioso.
Se vai da quella parte, ti ritroverai a casa tua. Caillou cominciò a diventare nervoso. Era per strada tutto solo. E se si fosse perso? Se avesse incontrato un altro cagnone? Se un corvo cattivo l'avesse aggredito? Ciao, piccolino. Ma io ti conosco. Tu sei Caillou. Ti ho visto spesso con la tua mamma. Anche Caillou l'aveva vista molte volte parlare con la sua mamma. Non mi dire che sei fuori per strada tutto solo. Guarda che cosa ho qui sul dito. Vuoi tenerla un pochino? Ehi, falsalletica! Si è fatto tardi, Coccinella. Su, vola a casa. Anche tu dovresti volare a casa tua, Caillou. Ma prima voglio darti una bella cosa. Ciao, ciao, Coccinella, ciao! Grazie, signora! Che signora gentile! Caillou fu tanto contento di ritornare a casa in sua compagnia. Ciao, mamma! Sono a casa! Un pomodoro. Chi te l'ha dato? Me l'ha dato quella signora gentile laggiù. Ah, sì, la conosco anch'io. Ma cosa ci facevi laggiù? Mentre tu facevi la nanna, ho fatto tutto il giro dell'isolato da solo. Cosa da solo? Ho fatto amicizia con una bambina, ho giocato a campana, ho visto un grosso cane e anche un uccello nero davvero spaventoso. Hai avuto paura, tesoro? Solo un pochino. Sarà meglio che aspetti di essere diventato un bambino grande prima di farlo di nuovo. Pronti per la fiaba della buonanotte? Vediamo cosa farà Caillou stasera. Ah, sembra che andrà in campeggio. Tana per te, nonno! No, non vale. Prima mi devi acchiappare. Ciao, ragazzi. Sembra divertente. Perché non venite con noi in giardino? Va bene, papà. Forza, cavallino! Galoppa, cavallino! Guarda! Questo mi ricorda quella volta che portai il tuo papà in campeggio. Era piccolo come te. In campeggio? Tu e il mio papà? Oh, fu molto bello. Vedemmo un grosso procione e andammo a nuotare in una cascata. Anch'io voglio andare in campeggio con te. Per andare in campeggio bisogna organizzarsi, caro. Anche a me piacerebbe andarci, Caillou. E forse ho trovato il modo di accontentarti. Ce l'hai ancora quella tenda? Perché io conosco il posto giusto per campeggiare. Ciao! Ehi, Caillou, dove sei? Sono qui, nonnino. Questa volta vai tu dentro, mentre io reggo la parte davanti. Caillou, lo vedi quel paletto lì dentro? Un paletto? Aspetta, vengo dentro. Guarda, nonno, degli insetti. Oh, io invece ho visto un'altra cosa. Non fare rumore. Che carini, c'è un nido, nonno. E dentro ci sono due piccoli uccellini. Beh, ora sarà meglio montare la tenda. O anche noi stanotte dormiremo sugli alberi. Non vicino alla fiamma. Ah, sono cotti a puntino. Buonissimi. Ci manca solo un po' di ketchup. Il campeggio con il nonno sarebbe stato molto divertente. Guarda quante belle stelle ci sono, nonno. Si sta facendo tardi. Vado a preparare i sacchi a pelo, Caillou. Guarda, nonno, che cosa sono quelle luci lì nel cespuglio? Non sono luci, Caillou. Quelle sono delle lucciole. Vediamo se riusciamo a prenderne una. Ce l'ho fatta, nonno. Ne ho catturata una. Non sarà stata lei a catturare te? Ho paura, nonno. Tutti quei rumori facevano innervosire Caillou. Ma il nonno trovò subito una soluzione. I due campeggiatori sono svegli? La colazione è pronta. Buongiorno. Che è successo? Era troppo freddo fuori? No, ma era troppo rumoroso. Così abbiamo deciso di fare campeggio dentro casa. Mamma, ho dormito in tenda con il nonno.
La prossima volta che faremo campeggio, diremo agli animali e agli uccelli di star zitti. Siete contenti di dormire fuori, bambini? Ah, sapete, anche Caillou lo fa in questa storia, che si intitola Caillou va a dormire fuori. Tutto accadde quando Leo, l'amico di Caillou, lo invitò a dormire per una notte a casa sua. Caillou e sua madre stavano preparando la borsa. Brum, brum. Caillou, guarda, abbiamo dimenticato qualcosa. Il mio pigiamino! Sì, esatto. Se devi dormire a casa di Leo, hai bisogno del pigiama. Vediamo, hai preso tutto? Sì! Quella era la prima volta che Caillou andava a dormire a casa di un suo amichetto ed era molto, molto eccitato. Su, sali, Caillou. Io sono sicura di aver dimenticato qualcosa, ma cosa non lo so. Fammi pensare. Pigiama. Pigiama. Spazzolino. Spazzolino. Orsacchiotto. Oh, l'orsacchiotto! Hai dimenticato il mio teddy! Bene, ora hai davvero tutto. Sei pronto? Il papà di Leo aveva costruito una casa sull'albero e Caillou adorava giocarci dentro. Leo, Caillou, è ora di cena. Venite dentro e lavatevi le mani. Caillou si stava divertendo tanto a casa di Leo, ma quando arrivò la cena, Caillou cominciò a sentirsi solo e a pensare alla sua mamma e al suo papà e alla sua casa. Ma non hai fame, Caillou? Sì. Su, vediamo chi finisce prima. Come premio avrà un bel dolce. Presto arrivò l'ora di andare a letto per Caillou e Leo. Caillou scoprì che anche lavarsi i denti era tanto divertente a casa di Leo. Ma quando fu ora di andare a dormire, Caillou ebbe nostalgia dei genitori e della sua casa. Ma tanta nostalgia. Cominciò a sentirsi molto, molto triste. Va tutto bene, bambini? Su, a letto, Caillou. Buonanotte, caro. Oh, tesoro, c'è qualcosa che non va? Io voglio andare a casa mia. Io ho un'idea. Proviamo a fare una telefonata alla tua mamma. Voglio tornare subito a casa, mamma. Anche il tuo orsacchiotto vuole tornare? L'orsacchiotto? Povero Teddy, deve sentirsi molto solo chiuso nella tua borsa. E io so che lui non vedeva l'ora di dormire a casa di Leo. Quando Caillou prese il suo Teddy, non desiderò più tornare a casa. Abbracciò forte il suo orsacchiotto e gli diede un grosso bacione. L'orsacchiotto si sente meglio? Sì, perché lo tengo stretto stretto a me. Bene, buonanotte, dormite bene. E fate sogni d'oro, bambini! Dolcetto scherzetto! Dolcetto scherzetto! Venite qui, bambini! Ho una cosa davvero speciale per voi. Questa storia si intitola Caillou adora Halloween. Su, guardate! Mamma, mamma, è ora! È ora! Beh, sì, lo è. Prepariamo te e Rosy, va bene? Sì! Bene, signor astronauta. Pronto per il decollo? Sì, quasi, papà! Tutti i sistemi pronti? Sì! Ecco il tuo costume da pagliaccio. È come lo volevi tu? Rosy aveva chiesto un costume da pagliaccio, ma quando lo vide si ricordò di avere tanta paura dei pagliacci. Non vuoi andare a prendere le caramelle? Ne sei sicura? Caillou non poteva credere che Rosy non volesse andare a chiedere le caramelle. Mamma, ma perché Rosy non vuole più andare? Rosy ha paura perché è ancora troppo piccola per Halloween. Beh, se davvero non vuoi andarci, noi due resteremo a casa. Ora sta fermo, Caillou. Ciao, ciao, mammina! La mamma rimase a casa con Rosy
e Caillou andò a chiedere i dolcetti con suo padre. Ciao, ciao! Su, bussa, Caillou, che cosa stai aspettando? Che cosa c'è? Ti sei dimenticato cosa devi dire? Bene, questa sì che è una bella sorpresa. Non capita tutti i giorni un astronauta in casa mia. Coraggio, Caillou, tu sai cosa dire. Dolcetto scherzetto, signor Incol. Dolcetto scherzetto. Wow! Grazie! Rosy aveva troppa paura per venire con me, signor Incol. Ciao! Caillou, hai visto? Io sono un mostro spaventoso! E io invece sono un astronauta! Leo è un mostro, papà! E Clementine è un'infermiera! Guardate quanti dolcetti ho! Wow! Caillou, Leo e Clementine andarono a chiedere altri dolcetti insieme. Dolcetto scherzetto, dolcetto scherzetto! E tutti loro ebbero moltissimi dolci prima di andare a casa. Halloween era quasi finito, ma era rimasto ancora un campanello a cui suonare. Dolcetto scherzetto, dolcetto scherzetto! Ma chi è che bussa alla mia porta? Oh, sembra un astronauta con i suoi amici. Sì, sono io! Caillou! Se volete un dolcetto è meglio che entriate subito dentro. Ehi, a me piace tanto Halloween! Oh sì, anch'io adoro Halloween! Questa storia racconta quando Caillou imparò a pattinare. Accadde un giorno d'inverno. Già, proprio come oggi. Da quando Caillou vide una partita di hockey con suo padre e sua madre, volle imparare a pattinare. Così suo padre fece una pista di pattinaggio nel giardino e comprò a Caillou il suo primo paio di patti. Tira e segna! Io voglio diventare un giocatore di hockey! Va bene, ma prima devi imparare a pattinare. Sarò il pattinatore più veloce del mondo! E così pattinerò con il campione del mondo. Sarà fantastico. Guarda, presto imparerai a pattinare così. Certo, ma la prima cosa che devi imparare è come stare in piedi. Caillou scoprì che pattinare non era così facile come poteva sembrare. Oh, Caillou! Questa ti aiuterà ad abituarti. E ora sei pronto per pattinare? Ma sono orgoglioso di te perché hai provato. Facciamolo ancora, dai. Caillou era stanco di cadere e cadere, ma accettò lieto di provare ancora una volta con il suo papà. Sì, voglio continuare a provare. Bravo, tesoro mio. Stai andando benissimo, Caillou. Tu stai veramente pattinando! Guarda, mamma! Sto pattinando da solo!
Ehi, chi vuole della cioccolata? Dopo tante cadute, Caillou finalmente imparò a pattinare. Beh, quasi. Oh! Mamma, papà! Sì, tesoro? Alla prossima lezione ti insegnerò come fermarti. E poi andremo a comprarti una bella mazza da hockey. Ah, oh, una mazza da hockey! Wow! Vi leggo una storia, bambini? Sì! Questa storia si intitola Caillou ha paura dei cani. Costruirò il castello di sabbia più grande del mondo! Fatto! Caillou si spaventò. Quel cane sembrava arrabbiato. Mamma! Mamma! Caillou, che cosa c'è? Quel cane mi ha messo tanta paura! Il giorno dopo, Caillou non vedeva l'ora di andare a casa di sua nonna mentre la mamma andava al supermercato. Ma Caillou e la mamma non sapevano che la nonna stava badando al cucciolo del suo vicino quel giorno. Oggi qui con me c'è un amico davvero speciale. Lo vuoi conoscere? Sì, nonnina! Caillou, non devi avere paura. È lui il mio amico speciale e anche lui sarà felice di conoscerti. No! Ma Caillou, è solo un cucciolo, tesoro. Perché non vieni a vederlo? Ti prometto che non ti farà del male. Beh, veramente... D'accordo. Visto, Caillou? È solo un piccolo cucciolo ed è molto affettuoso. Tu ne sei sicura, nonna? Va bene, se hai paura chiuderò la porta, così non potrà uscire, d'accordo? D'accordo. Caillou era ancora un po' nervoso, anche se sapeva che il cucciolo era stato chiuso in cucina. Oh, tesoro, va tutto bene. Ehi, ho avuto una bella idea. Leggiamo quel libro sui cani? E così... A Caillou piaceva tantissimo ascoltare quelle storie sui cani. A un certo punto cominciò a chiedersi cosa stesse facendo il cucciolo in cucina. Nonnina, sta abbaiando! È meglio andare a vedere cosa vuole, non credi? Avrà fame, forse, poverino. Che cosa c'è, piccolino? Hai fame? Ecco qua, tieni. Quanto sei carino. Caillou era ancora un po' spaventato, ma sentendo la sua nonna parlare in quel modo, decise di andare di nuovo a dare un'occhiata al cucciolo. Cosa c'è di buffo, Caillou? Sembra una delle pantofole della mamma, che carina. La vedi, Caillou? Lui vuole essere tuo amico. Sta scodinzolando. Vuol dire che lui è felice di vederti. E se allunghi la mano, ti saluterà a modo suo. Mi fa il salletico! Oggi hai un nuovo amico, Caillou. Com'è simpatico! Era davvero incredibile. Caillou non aveva più paura del cucciolo. In pochi minuti erano diventati grandi amici. Prendilo! Come sei bravo! Ancora! Guarda. Guarda, mamma, c'è quel cane dell'altra volta. Ciao. Dovete essere molto stanchi dopo la partita. Venite a sedervi qui. Vi leggerò una storia. Bambini, guardate qua! Anche Caillou sta giocando a calcio. E infatti la storia si intitola Caillou gioca a calcio. Caillou era molto eccitato perché il suo amico André veniva a giocare a calcio con lui. Caillou, non vedi che fai rumore? Cosa stai facendo? Caillou, cosa stai facendo? Niente! Niente? Aspettando André. Sì, lo so. E noi due giocheremo a calcio. André è bravissimo, sai, mamma?
Sì, lo so, ma dimmi, si può giocare a calcio dentro casa? Sentiamo. No, mammina. Caillou decise di allenarsi prima che arrivasse Andrea. Caillou, guarda chi c'è! Ciao, André! Prendi, Caillou! Tirate! Presa! Tocca a te! Che aspettate? Tirate! Lasciamela! Come sei forte! André, tu giochi veramente bene, lo sai? Ricordi quando hai imparato a pattinare? Certo! Bene, ti sei allenato molto prima di diventare bravo, vero? Mm-mm. Tieni, prova di nuovo. Caillou era mortificato. Lui voleva far vedere ad André quanto fosse bravo a pallone, ma non riusciva a calciare bene il pallone. Andiamo, Caillou, ce la puoi fare! No, non ci riesco! È troppo difficile per me! Dai, prova ancora una volta! Caillou! Caillou accettò di provare ancora una volta a calciare. Riprova, Caillou, ce la puoi fare! D'accordo! Vogliamo giocare anche noi? Oh! Hai fatto gol! Bravissimo! Ehi, hai segnato di nuovo! Bravo! Ora che aveva fatto gol, Caillou si sentiva un vero giocatore di calcio. Succede, bambini? I nostri amici non si sono ancora fatti vedere. E allora, mentre aspettate, io vi leggerò una storia. Vediamo che cosa ha fatto oggi Caillou. La storia di oggi si intitola Gli amici di Caillou. Quel giorno si sentiva davvero tanto triste. Ma cos'hai oggi, Caillou? Non mi sembri molto contento. Sono tristissimo, non ho nessuno con cui giocare. Tu non hai degli amici? No, non ne ho nessuno. In quel momento Caillou pensava veramente di non aver nessun amico. E questo lo faceva sentire triste e sconsolato. Io sono sicura che tu hai degli amici. Oh, avanti, pensiamoci bene. C'è Clementine, la tua compagna di classe. Clementine mangia sempre le caramelle. Me ne dai? No. Sola. No, Caillou, quella caramella era sul pavimento, non puoi metterla in bocca. Aspetta un attimo, qui in tasca ne ho altre e sono tutte pulite. Visto? Lei è una tua amica. Ce ne sono altri? No, io non credo proprio, nonna. Su, pensaci bene. E quell'altro bambino, Leo? Leo è divertente! Cosa avete da ridere tanto? Niente, mammina! Tu hai già due amici, ce ne sono ancora? No! Davvero? E che ne dici di Gilbert? Non è un tuo amico? Sì!
Caillou si era dimenticato di Gilbert. Ma sì, certo che Gilbert era un suo amico. Sì, Gilbert, tu sei un mio amico. Caillou adesso era molto più felice. All'inizio pensava davvero di non avere amici. E invece ne aveva già contati 3. Sì, ora lui sapeva di avere 3 amici. Caillou cominciò a pensare per trovarne degli altri. Rosie è mia sorella, nonna. Però è anche mia amica, no? Sì, certo. Caillou? Salve a tutti! Salve, signor Inkel! Anche il signor Inkel è un mio buon amico e ho molti amici, vero, nonna? Sì, è vero, caro. Guarda chi sta arrivando. Sono la mia mamma e il mio papà. Mamma, papà, voi siete amici miei. E anche Rosie, Gilbert, il signor Inkel, Clementine e Leo. Questi sono tutti i tuoi amici? Sì. Non ne hai dimenticato qualcuno? Oh, sì. E un'altra mia amica sei tu, nonna. Guardate che buffo costume ha Caillou. Mi domando perché si è vestito così. Ah, sì, ora ricordo. La storia di oggi si intitola Lo show di Caillou. Salve, bei dinosauri. Vi ricordate cosa facciamo oggi? La recita, la recita! Sì, bravissimo! Sì, sì! Caillou, Leo e Clementine erano molto eccitati. Dovevano fare la recita. Se vogliamo che tutto sia pronto per quando arriveranno i genitori, diamoci da fare. Su, prendete le scatole dei costumi. La scatola dei costumi, sì! Guardarono e videro che conteneva tante belle cose per mascherarsi. Guardate, sono il pirata dei 7 mari! E guarda me, io sono un pagliaccio! E io sono una strega spaventosa! C'era ogni sorta di costumi meravigliosi nel baule. Caillou e i suoi amici avrebbero voluto provarli tutti, ma proprio tutti. Caillou, voglio che tu indossi questo. Sarai il sole. Clementine, tu sarai un fiore. E Leo, tu sarai una nuvola carica di pioggia. E ora facciamo la nostra storia. Io sono un bellissimo. Lo sei sicuramente, Clementine. E tu chi sei? Oh, io sono il sole. E il sole fa sentire il fiore accaldato e assetato. Andiamo, bambini, smettetela di giocare. Dobbiamo provare seriamente. Leo, il sole ha fatto venire sete al fiorellino. Ci serve una nuvola che lo disseti un po'. Va bene? Sì. Ah, questa sarà una bellissima recita. Su, proviamo ancora. Finalmente arrivò il tanto atteso momento della recita. Clementine voleva che il sole uscisse, ma Caillou non compariva. Spero che il sole esca presto a scaldarmi! Io spero che il sole esca presto a scaldarmi! Salve, mio bellissimo fiore! Lascia che io ti scaldi! Il caldo del sole mi ha fatto venire tanto. Ho bisogno di bere! E Leo, la nuvola di pioggia, comparì per dare da bere al fiorellino. Grazie, signora nuvoletta! Caillou e i suoi amici si sentirono molto orgogliosi di se stessi quando videro tutti i genitori applaudire. Venite, bambini, è ora!
È meglio che mi sieda io al centro, così potrete vedere tutti e due le figure che sono nel libro. Di che parla la storia, nonnina? Di una nuova e bella avventura di Caillou. Si intitola Caillou va in ufficio. Caillou era eccitato, stava andando al lavoro con la sua mamma. Sei capace di passare attraverso la porta girevole? Sì, mamma, posso farlo da solo? Sì, va bene, ricordati, quando sei dall'altra parte devi uscire. Oh, tesoro, continua a spingere, Caillou. Io voglio farlo di nuovo. Caillou non era mai stato prima in quel posto. C'erano rumori buffi in giro e molta gente che non aveva mai visto in vita sua. Caillou. Ah, tu devi essere Caillou. Piacere di conoscerti. Benvenuto in ufficio. Caillou è qui per lavorare. Wow! Ecco, per oggi questa è la tua scrivania. Che cosa ti va di fare? Io voglio lavorare! Caillou pensava che lavorare consistesse nello scrivere tanto. Ora faccio un bel lavoro! Bellissimo, Caillou. Solo un momento, Guarda, mamma! Questa sei tu, questo è papà, questo è Rosie e questo sono io. Prendilo, è per te! È bellissimo, Caillou. Grazie. Hai fatto davvero un buon lavoro. Adesso possiamo giocare? Ora non posso proprio, Caillou. Devo fare un po' di lavoro prima. Intanto fai un altro disegno. Ciao, Daddy! La mamma passa tutto il tempo solo a lavorare. Caillou, purtroppo non ho ancora finito, però ho una sorpresa per te. Pronto? Papà! Sono io, Caillou! Sto lavorando con mamma! Sì, anch'io lavoro! E c'è Teddy con me! Ti voglio bene, papà! Ciao! Che ne dici di andare a mangiare? Caillou e sua mamma presero il loro pranzo e fecero un picnic con Teddy. Perché non metti il tuo disegno nella bacheca? Così potranno vederlo tutti. Sì, è una bella idea. Oh, ma è bellissimo. Ehi, papà! Ecco qua, ci vediamo più tardi. Sai, quello è l'ufficio dove lavora la mia mamma. Sì, lo so. Caillou era orgoglioso di mostrare al suo papà tutto quello che aveva imparato su quel posto. Aspetta, ti faccio vedere come si fa. Le porte erano molto pesanti e il papà di Caillou decise di aiutarlo. Bisogna essere molto forti per spingere quelle porte. Eh sì, lo so. Caillou raccontò al suo papà tutta la sua giornata in ufficio. Questo ti aiuterà a sentirti meglio. Ti leggerò una storiella. Quando Caillou aveva solo 3 anni, gli venne un forte mal d'orecchio. E la storia di oggi si intitola Caillou visita il suo dottore. Oh, io non voglio farmi visitare dal dottore, mamma. Perché no, Caillou? Il dottore mi fa tanto male. Vedrai che starai meglio, non ti farà del male. Il dottore è tutto per te, Caillou. Su, vieni, Caillou. La dottoressa è così brava. No, non è vero, è cattiva. Se mi fa male, il mio dinosauro la morderà. Caillou. Ecco qui il mio paziente preferito. Come stai, Caillou? Allora, come va il tuo orecchio, tesoro? Gli diamo un'occhiata? No, attenta, il mio dinosauro ti morderà! Ah, e così il tuo dinosauro non è contento di vedermi. Credi che si arrabbierà se do un'occhiata al tuo orecchio? L'ultima volta che Caillou era andato dal medico, il suo orecchio gli faceva tanto, tanto male. Caillou, è di
questo strumento che hai paura, tesoro? Me l'hai messo nell'orecchio, mi hai fatto male! Ti piacerebbe dargli un'occhiata, Caillou? È veramente molto interessante. Allora? Posso guardare nel tuo orecchio adesso? Ora sta meglio, non ti farà male come l'altra volta. D'accordo! Il tuo orecchio è quasi guarito. Tra un giorno o due starai benissimo, Caillou. Oh no, il tuo dinosauro non mi morderà, vero? Ah, ora ho capito. Vuoi che controlli anche il suo orecchio, è così, caro? Sì! La medicina che gli ha dato era proprio quella giusta, dottor Caillou. Stia tranquillo, dottor Caillou. Il suo dinosauro sta molto meglio ora. Quando il dottor Caillou tornò a casa, non vedeva l'ora di trovare qualcuno con il mal d'orecchio. Come sono buffe dentro le tue orecchie! Dentro il tuo orecchio. Cosa succede? Che state facendo? Venite, bambini, è l'ora della nostra storia. Quando Caillou era solo un piccolo bambino di 3 anni, andò alla spiaggia per la prima volta. La storia di oggi si intitola Caillou e le vacanze al mare. La famiglia di Caillou partiva per le vacanze. Facevano la loro prima vacanza al mare sulla spiaggia. La spiaggia, il mare, ci andiamo a divertire. Caillou, Rosie, lo sentite questo? Ma che cos'è? Questo è il rumore dell'oceano. Ecco, siamo arrivati. Caillou era così eccitato. Non vedeva l'ora di andare a giocare sulla spiaggia. Oh, guarda, mamma! L'oceano! Sì, ma dobbiamo stare attenti alle scottature. Aspetta, ti metto un po' di crema. Oh. No, 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 mi fa il solletico! Oh. Ciao, ciao! Ecco qua, un po' di ombra ci vuole. Questa spiaggia è bellissima. Chi vuole fare il bagno? Io, papà! Caillou non aveva ancora imparato a nuotare, perciò si teneva forte alla mano del suo papà mentre correvano tra le onde. Ah, ti piacerà una volta che ti sarai abituato. A Caillou piacevano tanto i picnic, ma il picnic sulla spiaggia era il migliore di tutti. Solo che il suo buon panino si era riempito di sabbia. Seguì affascinato quel piccolo granchio che viveva in una conchiglia. Ma poi lo vide tuffarsi nell'acqua, dove vivevano altre strane creature. C'erano le stelle marine, c'erano i cavallucci marini e c'erano anche tanti ricci. Chi vuole fare i castelli di sabbia con me? Oh,
quando sale la marea vuol dire che è ora di andare. Oh, il mio castello! Beh, tesoro, domani torniamo e ne costruiamo un altro più bello. Ma io voglio tornarci anche dopodomani e dopo di dopodomani. C'è tempo per una storia prima che arrivi il vostro pulmino. Su, vediamo che cosa ha fatto oggi il nostro Caillou. Ah, la storia si intitola Il pulmino della scuola di Caillou. Caillou ancora non andava a scuola, ma tutti i giorni aspettava di vedere il pulmino passare davanti a casa sua. Caillou desiderava tanto andare su quel pulmino con gli altri bambini. Potrai andarci solo dopo il tuo prossimo compleanno. Guarda, Caillou, questo è oggi. E questo è il tuo compleanno. Ma io voglio andare su quel pulmino della scuola adesso. Ma penso che potremmo almeno andare a vederlo da vicino, anche se non puoi salirci. E così il giorno dopo Caillou e il suo papà si alzarono molto presto per poter vedere il pulmino della scuola da vicino. Eccolo che arriva, papà, eccolo! Oh, che bello! Oh! Ciao, Caillou. Oggi non vieni sul pulmino con noi. Caillou ancora non va a scuola. Ciao, buongiorno, giovanottino. Anche tu devi andare a scuola? Ehi, aspetta un momento, io mi ricordo di te. Io ti portavo a scuola quando eri piccolo, piccolo. Salve, signor Washington, è bellissimo rivederla. Questo è mio figlio Caillou e voleva vedere il suo pulmino. Ciao, Caillou, mi fa molto piacere conoscerti. E non vedo l'ora di portarti a scuola quando arriverà il momento. Posso salire sul pulmino, papà? No, oggi non è possibile, Caillou. Il signor Washington vide che Caillou era molto, molto dispiaciuto. Ma forse ti potrà portare domani, se il tuo papà e la tua mamma sono d'accordo, è ovvio. E dovrò anche chiedere prima il permesso al mio capo. Ci proverò, ma non posso prometterti. Ah, visto com'è gentile il signor Washington, Caillou? Diciamolo a mamma, su. Wow! E questo che cos'è, Caillou? Il pulmino della scuola. Oh, e chi è che sta guidando questo pulmino? Io. Caillou, ricordati che dobbiamo aspettare fino a domani per sapere se puoi andare sul pulmino. Ciao, Caillou. Che ci fai qui se non vai a scuola? Caillou era tanto, tanto nervoso. Non sapeva se sarebbe salito sul pulmino o no. Buongiorno. Sbrigati, non vorrai far tardi a scuola, Caillou. Dai, sali! Cosa stai aspettando? Coraggio! Oh, che bello! A Caillou piacque tanto salire sul pulmino giallo della scuola. Sei quasi arrivato, Caillou. Guarda, c'è papà che ti aspetta. Ciao! Mi hai visto da fuori, papà? Mi hai visto sul pulmino? Sì, che ti ho visto. E ora diciamo grazie al signor Washington. Grazie, signor Washington! Ciao, Caillou, ciao, ci vediamo dopo il tuo compleanno.